Ciao a tutti gli amici di Live Music Lombardia. Siamo alle sala prova Nipa per la prima giornata di audizioni del contest 2015. Questa è la terza band della giornata. Si chiamano Lions in a Coma, un nome particolarissimo. Che di voi mi vuole dire da dove è nato, chi l'ha scelto? Ma guarda, il nome è nato quasi casualmente. Se vogliamo trovarci un significato, può essere ricondotto un po' al nostro genere, ossia canzoni tendenzialmente da leoni, possiamo dire, pezzi abbastanza energici. In a coma, che può essere ricondotto a momenti invece più rilassanti, di completa o relax, viaggi mentali, quindi un po' questo simoro, leoni in coma. Il nome era venuto da una canzone di Animal Collective che si chiama così, anche se il genere non c'entra assolutamente niente, ma perché faceva passare quell'idea di, io dico, fa un po' ridere, aggressività sopita, nel senso c'è la rabbia, però c'è anche l'emozione, eccetera, eccetera. Penso che sia questo il motivo. Stessa cosa che dicevo. Quindi descrive un po' quello che è il vostro genere, il vostro modo di suonare. Com'è andata l'audizione di oggi? Crediamo bene, dai. Bene. Abbiamo suonato bene. È un genere molto particolare, leggo post rock e shoegaze. Shoegaze, che cos'è? Spiegatecelo. Lo shoegaze è un genere particolare, possiamo dire anche di nicchia. È nato intorno a fine anni 80, diciamo, primi anni 90. Principali gruppi esponenti: My Bloody Valentine, Slow Dive. E in sostanza è un genere che rispecchia il nome shoegaze, ossia fissare le scarpe. Cosa significa? Questi gruppi disponevano di una quantità di pedalini effettistica impressionante, quindi il più delle volte si trovavano a guardare per terra e da qui è nato il nome. Di suoni, diciamo, c'è un oceano, esatto, riverberi, delay che usiamo spesso anche noi, anche se cioè anche post rock, cioè, facciamo quello che vogliamo, nel senso non vogliamo dire ci inseriamo in questo genere. Infatti cerchiamo sempre di spaziare, di unire tutte le nostre influenze in tutto quello che facciamo, ecco. Però cercando di essere originali il più possibile. Tutti e quattro quindi venite un po' da questo genere, avete queste influenze, oppure vi siete trovati a dover cercare dei compromessi? Influenze, ognuno ha origini diverse, io ho iniziato a suonare i Red Hot Chili Peppers, gli altri, ma nell'ultimo periodo ci siamo focalizzati su questo punto comune, cioè ripetiamo, noi il nostro scopo è proporre una musica che non prenda pari pari quello che è stato creato, ma sì, ci sono le influenze, cercare di dare quel tocco di originalità, sperimentare, tastiere, quindi il nostro intento è quello, speriamo di riuscirci. Ci mettete del vostro, da quanto tempo suonate insieme? Guarda, questa formazione attuale da settembre. Pochissimo, ma avevate quindi altri membri? Nella... Avevamo un terzo chitarrista, una batterista che poi ha lasciato, e diciamo che l'omogeneità del gruppo e del genere in sé per cui è nato questo gruppo si è sviluppato. Nell'ultimo periodo è arrivato Tommy e ci ha aggiustato tutti i problemi che abbiamo avuto, perché veramente è stato bravissimo e si è integrato subito con noi e non c'è stato alcun bisogno di dover ricreare l'idea di gruppo. Abbiamo provato, abbiamo fatto i pezzi, lui ci ha messo del suo e siamo tornati a poter presentare qualche cosa di suonato bene. Bene, Tommy quindi che è il batterista della band. Io suono chitarra, tastierizzo ogni tanto, faccio urlo, provo a cantare, non sono capace, quindi parlo, urlo e ogni tanto infilo quello che chiama lui flauto nero, che è clarinetto. Sono clarinetto, lui dice flauto nero, ogni tanto inserisco anche questo strumento. E ti chiami? Lorenzo. Io sono Loris, come lui suono la chitarra e canto. Abbiamo scelto due tipi di cantato diverso, ovvero lui fa un po' più di atmosfere parlate e sui pezzi un po' più energici ci mette qualche urlo, mentre io utilizzo un riverbero abbastanza sostenuto sulla voce per
cercare di creare una sottospecie di effetto ambiente, appunto, con la voce che si armonizza anche magari con i riverberi delle chitarre sui pezzi un po' più tranquilli, diciamo. Io invece sono Simone, bassista e tastiera ogni tanto. Avete dei social, una pagina Facebook, un sito? Certamente abbiamo pagina Facebook, Lions in a Coma, dove potete trovarci, un sito internet lionsinacoma.com, trovate tutto, i collegamenti anche a SoundCloud, Bandcamp. Abbiamo registrato un demo l'anno scorso di 3 pezzi e niente, ci prepariamo nel breve tempo a futuro album. Benissimo, allora se volete ascoltare Lions in a Coma li cercate sui social, in bocca al lupo per il vostro progetto, grazie mille per aver partecipato al contest. Day.